rispetto al fiorizzata, non solo in provincia di Brescia, e lì a tutte le attività, un ringraziamento naturalmente va al comune di Cortefranca che ci ospita questo pomeriggio. Ricordiamo che per le prossime categorie si partirà sempre nella zona antistante piazza di Franciacorta per evitare, come ripeto, disagi al traffico, quindi siete pregati. Siamo pronti per la terza partenza della giornata qui a Cortefranca, cadetti 1, cadetti 2. Millennium, alcuni atleti, le donne hanno già gareggiato. Ecco qui Roberto Marinoni, un atleta molto forte, Borgo Satollo, Cycling. È andato in fuga anche oggi, testa della terza partenza della giornata, qui a Cortefranca. Per la terza partenza della giornata qui a Cortefranca, questi sono i giovani, tanto per dire giovani, vedo in mezzo qualche vecchiotto con i capelli bianchi che si nasconde, che si... Guarda che sotto il casco che i capelli bianchi. È quello che fanno i ciclisti quando sono in giro. Nove giri.